168. Nel villaggio in Sardegna non eravamo in molti. C'era il sole, il vento, la sabbia e soprattutto il mare, che ci sommergeva anche quando non facevamo il bagno. Poi c'era Anna, chiamata Anna Sdraia, la maestra di nuoto, che in piscina sedeva sempre sulla sedia a sdraio. C'era anche Alberto, il maestro di windsurf, magro e peloso, e infine c'era Ignazio, il responsabile delle gare che si svolgevano il pomeriggio, come la gara del tiro con l'arco, la gara di canoa, di nuoto, eccetera. Ignazio aveva un modo tutto suo di parlare. Quando doveva dire che una cosa non si poteva fare, diceva «Sì, domani, all'alba». Continua. Alcuni commenti al racconto. Molti giovani, e non solo, non sono mai contenti di ciò che hanno, e la scorciatoia per essere sempre insoddisfatti. Molti si lamentano che la lingua italiana è sempre più invasa dalle parole inglesi, ma nulla accade a caso. Adesso la civiltà anglosassone primeggia nel mondo. Come a suo tempo i romani dominavano il mondo, allora conosciuto, con la loro lingua. Spesso si dice che una persona parla in modo strano perché non la capiamo. Qualche volta, però, quella persona parla così perché ha qualcosa da dire più degli altri.